perdere tempo. È incredibile, non si rivolge solamente a me, che mi dà vertigine. C'è una notizia incredibile, siamo alla 10 ore, è finita! O meglio, forse è iniziata, non che rinizia il centro estivo, per carità, ma è adesso che inizia veramente la vita, cioè adesso devi chiudere le 9 parole che hai dato fino adesso, o quelle che hai scelto tu, tutte devono convergere a questa parola qui, comunione. È qui che devi dire la cosa più importante che tu sapevi fin dall'inizio, cioè che comunicare è il verbo di fare la comunione, di costruire la comunione, perché ogni comunione mi chiede di cambiare il mio modo di comunicare e ogni comunicazione punta alla comunione. Se ci pensi bene, nel momento massimo in cui Gesù istituisce la comunione dell'ultima cena, guarda come cambia la comunicazione. Guarda come lui prende del pane e del vino, cose semplici, e le trasforma in un miracolo meraviglioso di vicinanza per sempre. Ancora oggi noi stiamo vicini a Gesù grazie a quel pane e quel vino che diventano il suo corpo e il suo sangue. E poi è lui che era un maestro, lui che era il capo, lui che era l'ammaestratore di folle, lui che era il massimo, che si mette a lavare i piedi, che era un lavoro che per legge non poteva fare uno schiavo se era ebreo, per quanto era indegno. Ecco come cambia la comunicazione, perché Gesù nell'ultima cena lo dice: avendoli amati, li amò sino alla fine. Questa è l'idea poi di ogni vera comunicazione. Quando apro la bocca, quando guardo qualcuno, quando uso il mio corpo, voglio veramente il bene dell'altro? Voglio bene all'altro? Stiamo costruendo un cammino insieme? Lo so cosa stai pensando, ma l'altro lo fa con me. Ma tu pensa sempre che tu sei un altro per un altro. Quindi inizia a farlo tu, insegnalo ai bambini e saremo già 3, 4, 5, 1000 che cambiano le carte in tavola. Non è solo un sogno, è proprio che bella notizia ed è il fondamento di dire: se la vivi, si vede. E mi raccomando, falla vedere perché la stai vivendo, dopo aver letto le 2 pagine anche di quest'ultima tappa. Ciao! Non si rivolge solamente a me, che ti dà vertigine! Ciao!